Vai, raccontaci un po' questa esperienza. Ormai sono 5 anni che sto in questa scuola e ora la dovrò lasciare. E in questi 5 anni sono stata sempre in scuola aperta, mi sono trovato bene, in estate abbiamo fatto gli sport, abbiamo recitato come si vede e che devo dire, ringrazio la direttrice, le maestre e tutti della regione e tutti gli altri che ci hanno dato una mano ad andare avanti e continueremo ad andare avanti. Dicendo io, un futuro da politico. Niente, io volevo aggiungere solo una cosa a quello che diceva l'assessore prima. Innanzitutto lo ringrazio a nome di tutti i cittadini di Cesa e a nome della scuola. Ringrazio l'assessore per essere stato qui stasera. E poi io volevo dire una cosa, molte volte della regione Campania se ne è parlata male, dell'amministrazione regione Campania. Allora, se ci sono delle iniziative, se abbiamo avuto delle opportunità a Cesa, e grazie alla Regione Campania. Allora, in politica si fanno degli errori, ma ci sono anche altri assessorati, altre attività che funzionano, e se abbiamo avuto delle iniziative come questa, come quella iniziativa per la legalità, e poi comunque una serie di iniziative che hanno coinvolto le mamme, le insegnanti, personale docente e non docente, e grazie a questa opportunità, perché con le risorse comunali non era possibile fare tutto ciò. Quindi grazie all'assessore, grazie alla Regione Campania. E questo lo dico anche per incentivare di più l'assessore a stare ancora più vicino a Cesa, perché Cesa sta vicino alla Regione Campania e l'assessore e la Regione Campania deve stare vicino a Cesa. Grazie di tutto e alla prossima. Ma buonasera, ci conosciamo, ogni anno ci incontriamo, quest'anno è una festa diciamo un po' più completa, nel senso che l'assessore tra le scuole di Caserta ha incontrato quella di Cesa. E niente, io volevo solo rilevare questo, che questa è una scuola eccellente, nel senso che ogni anno ci ha regalato belle esperienze ricche per scuole aperte, ed è una scuola che insiste, è una scuola che è attenta, è una scuola che parte da se stessa per tornare a se stessa, che coinvolge il territorio perché poi tutto torni al territorio, e questo è pure il senso di scuole aperte. Quindi io niente, dico buon proseguimento e grazie all'assessore per essere qui. Allora, io mi unisco i ringraziamenti di tutto per avere avuto qui Corrado stasera, veramente è stato un piacere. Io sto da 4-5 mesi che lo inseguo, ma non sono riuscita a vederlo, insomma stasera ce le siamo detti un pochino, ma continueremo sicuramente. Allora, per noi Scuola Aperta è stata una grossa opportunità, veramente una grossa opportunità, l'opportunità di cominciare a far entrare i genitori a scuola, Corrado. Cosa che prima questo non vedo decenni tra il pubblico di persone che hanno partecipato con noi a scuola aperta, eccole di qua, di là, quindi mi giro un pochino dappertutto. Veramente abbiamo tirato fuori da queste persone il meglio, ma soprattutto gli abbiamo fatto capire che non c'era la frattura tra quello che era la scuola e quello che era il territorio, quello che erano i genitori. Oggi c'è una cosa fondamentale, che loro si fidano delle istituzioni. E questo lo dobbiamo anche al sindaco De Angelis. Veramente questo è un punto che l'assessore Stefano Verde ripete sempre. Noi dobbiamo essere trasparenti e io condivido questa linea con lui, perché gli altri si devono fidare di noi. Qua c'è solo trasparenza e legalità e i genitori questo lo hanno apprezzato. Io penso, Quindi questo mi conferma e mi ritorna che effettivamente si sta lavorando abbastanza bene. Non voglio essere autoreferenziale, ma penso che me lo possa permettere stasera. Abbiamo dato ai genitori e al territorio l'opportunità di capire come intrecciarsi
tra l'educazione formale e non formale. Ieri è stato fatto un focus group su questo problema con l'UNESCO, quindi questa intervista che è stata fatta ieri a diversi esponenti delle istituzioni del territorio sarà sul sito dell'UNESCO. Qui abbiamo i giovani di Cantiere Giovani con noi, che sono nostri partner in questo progetto, e ci hanno dato la possibilità di portare qui con un work camp internazionale, e due ragazzi sono ancora tra noi, un francese e un ragazzo del Marocco, 11 ragazzi di tutto il mondo che sono stati qui a Cesi, hanno lavorato con i nostri alunni con dei giochi internazionali e sono stati benissimo. Io dopo ti faccio leggere una lettera che ho letto in occasione di un nostro convegno sull'intercultura di una bambina marocchina. È qualcosa di eccezionale, è lì che ti rendi conto che andare avanti è fondamentale ed è importante. Io sono quella che dà la vita per la scuola, loro lo sanno, però voglio che mi seguano e voglio che comunque si veda traspare dai visi dei ragazzi, dai visi dei genitori, che a scuola stanno bene. Per me questo è fondamentale, io questo lo dico sempre anche ai miei docenti. Stare bene a scuola è qualcosa di fondamentale, è qui che si comincia a star bene per poi aprirsi alla cellula più grande, che è quella sociale. Io vi ringrazio, penso che stasera ho detto già troppo. Vabbè, mi avete trovato la corroglia. Buonasera a tutti. Allora c'è un... Continuiamo con la Tamorra. Allora sospendiamo un attimino lo spettacolo dei bambini di Gennaro Capasso, in modo che possiamo dare la possibilità all'assessore, che poi fra poco deve andare via, di vedere anche un altro modulo, quello di Balla Coppa Tamur praticamente. E invitiamo l'assessore e la dirigente a sedersi, a prendere posto. Giovanni, se vuoi avvisare un attimo i bambini se ci raggiungono. Ah, stanno là. Siamo pronti? Questo è un laboratorio soprattutto di ricerca, di valutazione delle tradizioni popolari della Campania, che ha spaziato tra forme di danza, canti e ritmi della nostra tradizione, mettendo anche in risalto la capacità non solo dei bambini, ma anche dei genitori che hanno collaborato, fondendosi con i bambini, con gli esperti di questo laboratorio. Ottima occasione questa esperienza e per ricreare quell'anello di congiunzione tra le generazioni proprio attraverso le nostre radici. Se siamo pronte... Siamo pronte, Margaret? L'esperta è Margaret Ianuario. Invitiamo a salire sul palco. Margaret, vieni.